quella tra Virtus Avellino e Felice Scandone Montella non sarà una semplice partita. I ragazzi di Mister Criscitiello, dopo la vittoria contro il San Martino e la sconfitta delle Clanese in quel di Montecalvo contro il Miscano, sono prossimi, salvo inaspettati imprevisti, alla promozione. La situazione in casa Scandone è totalmente differente, terzultimi con 17 punti e per di più senza allenatore. Solo 26 i gol fatti, 30 in meno di quelli siglati dai biancoverdi. Il totale di punti fuori casa del Montella è bassissimo, solo 6, dei quali una vittoria e 3 pareggi. 30 invece quelli conquistati dalla Virtus Avellino, che in casa non ha mai perso. In attesa di conoscere chi sarà il prossimo condottiero del Montella, i biancocelesti dovranno confermare l'entusiasmo visto nell'ultima giornata, nella partita contro l'FC Avellino vinta per 1-0. Una vittoria al comunale di San Michele e di Serino potrebbe dare alla Scandone una spinta notevole sia sul piano morale che in classifica.